Buongiorno, eccoci qua a questo secondo nostro incontro. Prendiamo l'inizio da come siamo lasciati nella leggenda, nell'illustrarvi storicamente l'evoluzione della storia della moneta. Vedremo che alcune situazioni sono attuali ancora oggi, ci possono dei problemi che c'erano 5.000 anni fa, ci sono ancora oggi, per quanto attiene la gestione della moneta, o meglio, dei crediti e dei debiti. La prima forma di scrittura è stata ad opera della civiltà sumerica, no? Siamo tra il Tigre e l'Eufrate, nell'odierno Iraq, ed erano delle figure cuneiformi impresse sull'argilla, si prendevano delle tavolette d'argilla e si imprimevano delle, con un cuneo si prendevano proprio delle figure a testimonianza, quindi, di situazioni scritte. Prima di questo non si hanno notizie, diciamo così, scoperte di lingue scritte, ma l'antescrittura, quindi parliamo di 3.000 anni prima di Cristo almeno, i sumeri si stabilirono in quella zona anche 8.000 anni fa, quindi 5.000 anni, 6.000 anni prima di Cristo, e le prime iscrizioni risalgono a 4.000 anni fa. Erano in gran parte delle situazioni di strumenti di contabilità, cioè di crediti e di debiti. La terra era di posseduta, era di Dio e veniva ceduta dal re sacerdote ai vari contadini che la lavoravano e i quali prendevano a prestito strumenti e sementi dal tempio, dai funzionari del tempio, e quindi nasceva una forma di credito e debito e si aveva la necessità di tenerne traccia. Prima di questo le manifestazioni dell'umanità sono riferite alla pittura, sono la pittura rappresenta ante Sumer, parliamo anche di 10-20.000 anni prima, e le prime forme, diciamo così, di comunicazione che sono le pitture rupestri. Teniamo presente che nella civiltà sumerica è già patriarcale da tempo, cioè patriarcale, cioè i maschi sono quelli che dominano, il re sacerdote è maschio e le principali funzioni sono queste, ma prima di questo, e probabilmente anche quando c'erano già le pitture rupestri, ma senz'altro nei millenni, nelle decine di migliaia d'anni, dall'uomo di Neanderthal poi all'Homo sapiens per arrivare ai Sumeri, le società erano matriarcali. Le società erano matriarcali, cioè erano le donne che erano vivificatrici di vita, terra madre, la situazione, e che erano al potere. Ci fu un passaggio poi tra matriarcato a patriarcato e gli storici sono ancora, si discute ancora, c'è chi esprime che da Oriente arrivarono con l'invenzione del ferro e quindi armi, potere, diciamo così, di gestire con forza e quindi la supremazia rispetto alla donna, quindi, ma ci sono espressioni relativamente anche alla consapevolezza che ciò che genera e consente la generazione non è solo la donna, ma è anche il liquido seminale maschile. Questo anche shock primordiale ha fatto sì da recuperare e fino a poi a sopraffare, perché era più forte il maschio della donna, delle situazioni tra matriarcato e patriarcato. Ma se l'orologio della generazione oggi è mezzogiorno e 7-8 minuti fa sono 7-8 mila anni fa, almeno per 50 minuti, cioè da zero, dall'uomo di Neanderthal, almeno per 50 minuti la società è matriarcale. Non si hanno esempi di simboli maschili o fallici, ma sono sempre donna, madre terra. Perché? Perché genera la vita, e quindi questo era un rispetto estremo in chi genera la vita. Questa è o la consapevolezza o l'invenzione del ferro e quindi delle armi di un certo tipo, hanno fatto sì poi da spostare questo paradigma e farlo divenire maschile, sino a ricoprire anche delle situazioni simboliche tipicamente, probabilmente di origine femminile, come anche il sesso santo Graal, che è il sangue di Cristo, è possibile, molto probabile che possa essere relativo al ciclo delle donne. E quindi perché? Perché le donne davano la vita. Poi la consapevolezza che il liquido seminale insemina una donna, però non sposta i paragoni, diciamo così,
di progenie, di riuscire ad essere progenitrici di vita, in quanto chiaramente è sufficiente un liquido e 100 donne per perpetuare la specie, viceversa non è pensabile, 100 uomini e una donna non si perpetua la specie. Quindi comunque questo passaggio è avvenuto ben prima di 6-7 mila anni fa, perché la civiltà sumerica è già patriarcale, no? Quindi le pitture rupestri sono antecedenti, e poi arriviamo alla scrittura. Sumer è stata la zona dove si è originata la civiltà, e si sono trovati documenti scritti fino ad oggi, no? E i Sumeri hanno inventato anche altre cose: la ruota, il calendario lunare, il nostro sistema numerico, i codici della legge, una gerarchia organizzata di re, sacerdoti, strumenti, armi, rame, irrigazione, contabilità, denaro, poi inteso però come flusso coordinato di credito e debito. Il problema era però che esisteva già una usura si intende, in passato si è sempre intesa interessi, ricarico di interessi su prestiti, che l'interesse fosse 0,1, 1%, 5% o 20% o 30-40% l'anno, era sempre considerata usura. Era una parte accettata dal sistema creditizio mesopotamico. Si hanno anche delle situazioni dove studenti sumerici venivano istruiti calcolando in quanto tempo, con un certo tasso di interesse, l'ammontare del debito raddoppiava. All'epoca l'interesse era mensile, però si facevano già degli esercizietti, no? E venivano formati nella matematica, quindi, dell'interesse composto, che, come vedremo, viaggia secondo la funzione esponenziale e dà i suoi problemi che dà ancora. E siccome già, e questa è una prima situazione, i sacerdoti, il re sacerdote, i sumeri però avevano compreso come il sistema di, diciamo, moneta debito, cioè dare della moneta a prestito con interesse, è comunque in ogni caso instabile. Cioè, nel tempo, continuare a sviluppare, inserire moneta o comunque gestire, perché credito e debito, perché le scritture tavolette portano crediti e debiti, era comunque una situazione di instabilità, perché vuoi per carestie, vuoi per incapacità o per magari per tassi di interesse elevati, non si riuscivano a ripagare i debiti, contadini e altre persone, non riuscivano a contare i debiti, e quindi divenivano anche schiavi. All'epoca si finiva schiavi per debiti, schiavi del creditore, e si divenivo schiavo io del creditore, anche la mia moglie, anche i miei figli, schiavi. E quindi però c'era un problema di gonfiatura enorme, una bolla già all'epoca, e i sovrani lo comprendevano bene, tanto che svolgevano quello che, dichiarando periodicamente tabula rasa, cioè in quella tavoletta veniva effettivamente la tavoletta di argilla che aveva impresso chi deve cosa e quanto deve cosa, se non ci riesce a darlo che cosa ha aumentato il suo debito, veniva letteralmente raschiata. Quindi sì, aveva il giubileo dei debiti, quindi si annullavano tutti i debiti, perché veniva raschiata la tavoletta rimaneva nuova e si potevano iscrivere nuovi crediti e nuovi debiti. O si raschiava, se poi la tavoletta non era più sufficientemente spessa, la si rompeva. Quindi, o si raschiava o si rompeva la tavoletta. In ogni caso, venivano perdonati quei debitori, quando anche divenuti schiavi per debiti, venivano liberati. Gli schiavi venivano liberati, si intende schiavi però di quella popolazione. Se ci fossero state guerre, c'erano schiavi per guerra, quelli non venivano liberati. Questi debiti erano quelli che il re sovrano annulla, quindi la grandissima maggioranza dei debiti erano con il tempio e non tra privati, debiti commerciali, tra commercianti, altri imprenditori erano soggetti a questi debiti. Quindi si aveva il debito. La maggior parte dei debiti non commerciali erano dovuti al palazzo Sei Templi, no? Per le tasse, gli affitti e i tributi. L'equilibrio sociale quindi richiedeva la cancellazione degli arretrati di debito al palazzo, ai templi o ad altri creditori, e si hanno per certo quattro annullamenti generali del debito durante il regno di Hammurabi. Hammurabi è importante perché poi codificherà anche il discorso del giubileo, ma non è il primo che lo fece, anche prima, quindi prima di 2000 anni l'Anticristo era già come procedura la possibilità di, anzi,
la convenienza ad annullare i debiti. 1791 mi sono tanti, quindi passano 12 anni, poi addirittura dopo no, solo 9 anni e poi dopo 20-29 anni. No, quindi non è ogni 50 anni il giubileo dei debiti presso i sumeri, eh? Il 50 anni, cioè 7 volte 7 anni, è ebraico, cioè degli ebrei in cattività in presenti trasferirono questa usanza anche presso di loro e lo disciplinarono nella Torah, perché nel Levitico è specificato 7 volte ogni 7 anni, quindi il 49 anni arriva da lì, mentre per i sumeri erano più variabili. Ma perché facevano questo? E il giubileo consentiva alle famiglie di riprendere la loro autosufficienza sulla terra, pagare le tasse e soprattutto anche prestare servizio militare, oltre che fornire lavoro per le opere pubbliche. Prestare servizio militare perché poi era una sorta di fidelizzazione che il sacerdote aveva con i propri sudditi. Quindi il giubileo non è propriamente per illuminazione, non solo, almeno sicuramente per illuminazione del sovrano, ma era per gestire meglio il potere. Quindi vi era un'esigenza comunque di effettuare un reset. Quindi quando si parla di reset, adesso si parla anche del 2020, si comincia a parlare di reset, è perché già allora, siamo 2000 anni prima di Cristo, già allora si sentiva l'esigenza perché non si sarebbe potuto gestire il potere, non era propriamente per illuminazione del sovrano, perché è giusto, perché era più difficile avere la fiducia, la fedeltà dei propri servitori, dovevano anche andare in guerra e quindi era conveniente, perché altrimenti, come i nostri antenati avrebbero detto qualche millennio dopo, ad horas rischiavo di perdere tutto, un'insurrezione, perché per disperazione e reprimerla nel sangue, se avrà memoria da elefante, anche per se ho gli armigeri, non è conveniente, non si deve arrivare oltre un certo limite, altrimenti si rischia il disordine sociale. Quindi, onde evitare questo, si faceva tabula rasa. Il concetto però importante è che già allora, con le primissime forme di scrittura, almeno quello ci arriva da noi perché quella è la primissima forma di scrittura che si è ritrovata fino ad oggi, vi era consapevolezza che il sistema di moneta a debito, debito, credito con interesse, chiaramente debito, credito, debito con interesse, eccetera, eccetera, dopo un po' non è sostenibile, c'è una bolla che esplode. E già allora quindi si svolgeva questa forma di giubileo che poi venne trasferito 7 giorni, 7 anni per 7 volte dagli ebrei, venne codificato, Amurabi lo codificò nel suo codice, il giubileo però non era propriamente ogni 50 anni, a seconda delle evenienze, no? Perché c'è carestia, e uno non riusciva a ridare il proprio debito, si indebitava di più e quindi c'erano queste forme di problemi. Vediamo. Quindi, giubileo come reset. Secondo anche uno scrittore Walter Scheid, nel 2017 le uniche soluzioni alle disuguaglianze che funzionano sono i quattro grandi livellatori. Allora, nell'epoca della storia, i giubilei, vedremo anche Solone, vedremo anche, ci saranno altri giubilei, però poi vennero sostituiti da altre situazioni che vengono chiamate da questo scrittore quattro livellatori. Siamo nel 2017 e indica la prima è la guerra. Quindi una guerra è quando il sistema diventa instabile, ci sono delle situazioni tali per cui ritroverà un altro punto di equilibrio con una guerra per espansione, perché ho bisogno, come vedremo poi nei secoli, ci saranno i metalli preziosi con l'oro, l'argento, e quindi ho bisogno, diciamo, una situazione di questo tipo, se leggo la monetazione, la circolazione delle monete che arriveranno, perché le primissime monete siamo nel 7 secolo a.C., le monete in metallo. Quindi ben dopo, diciamo, i sumeri, però quello che dopo i giubilei, la guerra, una rivoluzione violenta, e questa è sicuramente una delle situazioni che possono sconvolgere gli aspetti delle rivoluzioni, anche quelle che abbiamo più di recente, diciamo sia americana che francese, che vedremo, una pandemia letale, anche questo Scheid individua come queste situazioni, oppure un collasso dello Stato. Possono essere anche combinazioni di questa, la rivoluzione francese caratterizzata in primis da un collasso dello Stato, poi una rivoluzione violenta. E questi sono questi grandi mediatori che hanno sostituito poi gli aspetti dei giubilei. Il problema è se mai ci fosse un reset, e cui prodest sempre, a chi giova? A un certo punto chi è che ha il potere e come è possibile cercare di fare il possibile per mantenerlo, per riposizionarsi e mantenere una situazione che non può essere più sostenibile.
concetto che si vuole far passare è che un sistema di moneta debito, credito, debito, interesse è instabile, di per sé è instabile, lo avevano capito quantomeno ai tempi dei Sumeri 3-4 mila anni fa, 4-5 mila anni fa. E, abbiamo quindi situazioni di reset che nella storia poi si sono evolute secondo questi parametri, queste declinazioni. Il baratto è sempre esistito, intendiamoci, ma non c'è mai stata negli studi, negli casi degli studiosi, una forma di economia che si basasse solo sul baratto. Il baratto, rispetto alla forma di credito e debito, è stato sempre tipico nella storia, cioè sempre, anche adesso c'è ancora baratto, bartering, eccetera, con internet si riesce anche a svolgere bene certi aspetti. Il problema è semmai un aspetto di fiscalità, perché se io produco occhiali e ho bisogno di scarpe, scambiamo occhiali con scarpe, e chi è che ci smena? Lo Stato, perché io non emetto fattura per l'occhiale, lui non emette fattura per le scarpe, l'IVA e l'IRPEF e l'IRES, è questo il problema. Lo scambio di beni è tuttora fattibile, diciamo così, no? I centri media magari offrono, prendono dei magazzini, avanzi di magazzino, svuotano avanzi di magazzino, offrono della pubblicità e fanno cambio merci in questi tempi, merci con servizi. Quindi il baratto c'è sempre stato, ma era più comune tra stranieri, quando magari gli uomini delle montagne incontravano gli uomini della pianura, oppure arrivava gente per mare, oppure si andava ai mercati e non si incontravano poi più quelle persone, quindi credito e debito era molto difficile poi da riscuotere, e quindi il baratto è indubbiamente sempre stato una situazione. E aveva delle caratteristiche particolari. Il baratto cos'è che consente? Consente la possibilità di specializzare la divisione del lavoro, perché chi è bravo a cacciare andrà a caccia, chi è bravo a coltivare coltiverà, e quindi chi si specializza, no? Quindi la divisione del lavoro, il baratto lo consente perché è più efficace e più efficiente. La principale problematica era la doppia coincidenza di bisogni, non tanto nella presenza di merci nei mercati, all'epoca dei baratti, così c'è tutto, cioè. Ma il problema forte è che non si aveva la doppia coincidenza dei bisogni, perché se io ho della frutta, delle mele, e vado al mercato e voglio del cotone, e vado a chi ha il cotone, non gliene frega niente delle mele perché vuole dei coltelli, degli arnesi, io con le mie mele dovrò andare da chi ha i coltelli, che magari non gli interessa le mele perché vuole delle calzature, e allora dovrò andare con le mie mele, diciamo così, delle calzature, e finalmente trovo che ha delle calzature, gli do delle mele, prende le calzature, torno a quello che ha gli arnesi, e finalmente torno a quello che ha il cotone, che accetta i miei arnesi, e si tratta di valutare la convenienza, quante mele ti do in base a quanto cotone mi puoi dare. Ma il grossissimo problema è la doppia coincidenza dei bisogni. Le cronache narrano di estenuanti trattative dei servitori che tornavano la sera esasperati, perché si faceva fatica a trovare la doppia coincidenza dei bisogni di merce nei mercati, no? E l'altra difficoltà del baratto è temporale, in termini di disponibilità dei diversi tipi di merci, perché chiaramente se io ho albicocche voglio castagne, quando ci saranno le castagne non avrò le albicocche. Temporale, diversi tipi di merci. Difficoltà nell'accumulo anche per fronteggiare periodi di carestia, perché le merci erano in buona parte, anche soprattutto quelle alimentari, chiaramente erano deperibili. E quindi ci sono delle situazioni. Quindi difficoltà nell'avere quindi questa riserva, anche riserva di valore, che risultava difficile. Una delle situazioni però del baratto che è bene però sottolineare è che nel baratto possono esserci momenti di vita che per me un pezzo di pane vale più di un paio di scarpe, perché c'è un sacco di fame. Ma ci possono essere altri momenti dove assolutamente non è conveniente, cioè devi dare pane e anche altre cose perché ho abbondanza di alimenti, quindi non accetto. In questo caso, a differenza di quello che è normalmente il prezzo, 3,50 euro un chilo di pane, è un qualcosa che viene comunicato dall'esterno, passa nei miei occhi e io vedo, io come chiunque entra, che quelle cose lì valgono 3,50 euro, è l'esterno che mi comunica. Quando io invece decido il baratto e sto bene perché ho fame, o non sto bene perché non ho fame, sono io che decido il tasso di cambio dentro di me, che va verso fuori
la comunicazione è molto, sono come uno scrittore, come io sono quello che decide all'interno del mio tasso di cambio. È chiaro che poi devo trovare una convergenza, però ci sono delle situazioni che non da fuori viene, ma da un'esigenza più interna, e quindi ha questa specificità, se vogliamo, caratteristica di... Per superare gli inconvenienti del baratto, però, si è reso necessario individuare dei beni di interesse ad accettabilità diffusa, e questa è già una prima caratteristica di quella che poi sarà la moneta, inizialmente moneta merce. Le comunità introdussero, in base al quale stabilire il valore degli altri beni, le comunità introdussero come moneta delle merci, no? Esempio, asce, conchiglie, tele di cotone erano tipicamente unità di misura degli schiavi, grano, perle, sale, salame, cilindretti di sale, il greggio, il bestiame pecus, da cui pecunia, un insieme di bestiame, un insieme l'insieme del bestiame era il caput, da cui deriva capita, capita dal capitalismo, deriva da quello, ma perché? Perché una delle monete merci più comuni era il bestiame per arare, i buoi. Era talmente comune che in Grecia si diceva, quando erano diffusi in diversi territori, quando si voleva comprare il silenzio di una persona, gli si diceva, c'era un detto che diceva che un bue gli era passato sulla lingua. Salarium, sale deriva salarium, una cilindretta di sale, grano, perle. Comuni denominatori, l'importante è che i componenti della comunità abbiano fiducia in questa merce. Quindi un altro degli elementi, allora reset ancora dai sumeri, la fiducia in questa merce nella sua funzione di unità di conto e mezzo di scambio, e questo è già anche tuttora è fondamentale nel dare valore alla moneta, alla fiducia. Però all'epoca siamo prima dal baratto alla moneta merce, non siamo ancora alle monete, siamo alla moneta merce, per cui in altre parti potevano essere i wampum, piccoli cilindri infilati a rosario per gli indiani d'America, le pelli di castoro in Canada, e quindi c'erano della moneta merce che erano dei comuni denominatori accettata, per cui si davano delle situazioni, no? Però qual era? Ci sono dei problemi anche nella moneta merce, no? Perché il mantenimento nel tempo non era gregge, bestiame, la suddivisione anche, un bue, mezzo bue, è un'altra cosa, eh? E per cui c'era una difficoltà anche nel riuscire ad avere dei valori in volumi magari limitati, quindi di poterli trasportare come riserva di valore che si tiene nel tempo. Anche lì ci sono delle situazioni che erano soggette di perimento, per cui arrivarono i metalli preziosi, no? Che hanno grande valore in volumi limitati. Che vantaggi hanno? Come comune denominatore, per dirmi, il metallo prezioso l'oro, l'argento, un tot d'oro, eccetera, no? E tu mi dai un appezzamento di terreno, oppure mi dai degli annesi e quant'altro. L'avvantaggio dei metalli preziosi è che si svilupparono grande valore in volumi limitati, trasporto, quindi concentrazione, l'indistruttibilità e mantenibilità nel tempo. Oro e argento, che sono i metalli preziosi che si diffusero, vedremo anche perché, sono divisibili, omogenei, un pezzo d'oro esattamente uguale ad un altro, malleabili, ricomponibili, coniabili, inossidabili, come riserve di valore, questo sì, hanno un valore intrinseco e soprattutto si accumula, e soprattutto perché sono scarsi, e quindi, come vedremo, dalla scarsità determina anche il valore. Se io leggo poi quello che sarà la moneta, questi sono solo ancora i metalli preziosi, non le monete, oro e argento, ti do un tot d'oro e tu mi dai un cavallo, io ti do un tot d'oro o d'argento e tu mi dai degli alimenti, diciamo, della carne, della frutta, quant'altro. Valore intrinseco, quindi scarsità. L'oro fu l'oro, quello che soprattutto l'oro e l'argento, ma perché? Perché sarebbe potuto usare anche il platino, ad esempio, no? Però che ha le stesse caratteristiche dell'oro, stesso, malleabile, ricomponibile, cioè io un oggetto d'oro, lo fondo e poi ottengo altre cose d'oro, no? Si sarebbe potuto fare anche utilizzare il platino, però il problema del platino è che è un punto di fusione che è molto più alto dell'oro. Il platino fonde a 1768 gradi e l'oro a 1064, l'argento ancora prima. Quindi il vantaggio
fu proprio quello di l'oro si diffuse proprio perché ha questa semplicità, diciamo così, o minore difficoltà nel fonderlo rispetto ad altri metalli, proprio per l'oro, anche il platino ha le stesse caratteristiche, è raro, stessa creazione di malleabilità, di utilità, eccetera. E qual era il limite? Era la necessità di garantire purezza e peso, perché? Perché cosa capitava? La gente andava in giro con garantire purezza e peso, con la sua bilancia, perché se io sono uno che ha un carretto con il cavallo e vado al mercato, voglio vendere il carretto con il cavallo e supponiamo 12 grammi d'oro libbre o peso, unità di peso che si usava, comunque, per oggi diciamo 12 grammi d'oro. Con 12 grammi d'oro ti do un cavallo e ti do un carretto, no? E uno mi tira fuori dei sassolini gialli e mi dice: ecco qui, 12 grammi d'oro. Io devo essere certo che quello è oro e devo essere certo che sono 12 grammi, perché io il cavallo te lo do con il carretto senza 12 grammi. Lo vedi il cavallo, è sano, vale 12, perfetto. E quindi andavano in giro con la propria bilancia per farmi vedere se sono veramente 12, e poi non bastava assaggiare l'oro, con una pietra di paragone, una pietra in silicio che sgraffignando un po', se diventava nera, allora si aveva la consapevolezza che era effettivamente oro. Quindi però era un limite. E allora iniziarono le monete, perché le primissime monete siamo nel VII secolo a.C. e se vengono trovate nella Turchia, la sponda che guarda la Grecia, un tempo c'era anche Troia. La coniazione, impressione di un'immagine o di un'iscrizione sulla superficie di tondelli di metallo liscio attraverso l'uso di uno speciale stampo chiamato conio, quindi le stampa. E caratteristiche ha la moneta? Allora, anzitutto è un intermediario negli scambi, no? Che è il limite del maratto, cioè non devo trovare contemporaneità dei bisogni. È un'unità a misura del valore tra domanda e offerta, esprime un valore oggettivo, costa questo, quindi valido per tutti. E c'ha una riserva di valore, una possibilità di accumulo, non deperisce, questo è vero anche con i metalli preziosi, però ha dei vantaggi rispetto, come dicevamo prima, garantire purezza e peso, perché se la moneta c'è un'iscrizione, è il sovrano che stabilisce, o comunque l'iscrizione con la coniazione stabilisce il valore e garantisce che quello vale veramente un fiorino, che quello vale veramente un ducato, no? Vediamo quelle che possono essere, quelle che ci sono state come riforme monetarie. Solone. Siamo alla Grecia, 594 a.C., abolizione dei debiti, no? Istituì la democrazia con classi divise non più per nascita ma per ricchezza, quindi consentì l'evoluzione sociale, una che nasceva povera poteva poi ambire a diventare di una classe superiore, se era bravo a fare affari con altri, mentre prima era solo per nascita. Però lui fece anche lui un giubileo dei debiti, faccio un reset di questo tipo. Vediamo altre situazioni. Giulio Cesare. Siamo a Roma, chiaramente, e tolse al Senato il privilegio di battere moneta, no? Così come lo tolse ad ogni comandante nelle varie province, in questi legali, consoli, eccetera, che a loro volta lo avevano ricevuto dal Senato. Ora, battere moneta significa chi conia la moneta incassa il signoraggio. Signoraggio, l'aggio del signore, è la rendita, il vantaggio, il guadagno del signore, è la rendita derivante da chi immette moneta nel territorio, no? Quindi se io ho un sesterzio che nell'epoca repubblicana di Roma era in argento, un sesterzio in argento, che è una moneta d'argento, fondo questo sesterzio e ho una pallottola in forma d'argento. Vado al mercato e per questa pallottola in forma di argento mi danno 0,7 sesterzi. Il che significa che sì, l'argento è lo stesso, però stampato con sopra l'effigie, diciamo così, di Roma, vale un sesterzio, 0,7 nel mercato, il che significa che
la rendita derivante dall'emissione di moneta è 1 meno 0,7, 0,3. Devo anche togliere però la produzione, i costi, manodopera diretta, indiretta, l'energia, eccetera, eccetera, che supponiamo sia 0,1 per produrre dall'argento la moneta, e quindi sarebbe 0,2 la rendita derivante dall'emissione, perché l'argento è lo stesso. Questo a Roma, prima di Giulio Cesare, il Senato è stato sempre forte a Roma, quando Roma vince la colina SPQR, che arriva Senato e Popolo dei Romani, incassava il signoraggio per quanto riguarda le monete d'oro, l'emissione delle monete d'oro, e altri comandanti, e Cesare si inimicò, anche in post Giulio Cesare si inimicò il Senato, perché tolse il guadagno derivante dalla rendita delle monete al Senato e lo riportò al primo imperatore, no? Le monete raffiguravano imperatori, raffiguravano figure umane. Il primo a inserire figure umane su una moneta fu Alessandro il Grande, Alessandro Magno. Da lì in poi molti romani copiarono anche questo, che verranno dopo, e c'è anche l'imperatore che mise la moglie e i figli sulla moneta come a testimonianza del fatto di chi verrà dopo. Comunque, altrimenti erano comunque delle situazioni, delle simboli. Atene aveva la civetta come simbolo della moneta, e una delle prime cose che Atene faceva quando nell'Attica vinceva la polis, cioè si espandeva, era ritirare la moneta del vinto e imporre la moneta del vincitore. Cesare fece questo, e poi vediamo altre riforme monetarie nel tempo, andiamo un po'. Cesare Augusto introdusse il valore fiduciario, cioè quello che viene dopo, è il successore di Cesare. Il valore fiduciario per monete in ore calco, che era una lega di ottone, quindi rame zinco, non basato sul valore intrinseco del metallo, in quanto sul potere di essere convertiti in monete d'oro e d'argento secondo precisi rapporti di cambio. Quindi anche una situazione non solamente basato sul valore intrinseco, quindi è oro e argento, ma sul potere di essere convertito in monete d'oro, che è energia secondo precisi rapporti di cambio, perché lo stabilisce l'imperatore. Perché solo le monete coniate in oro e in argento ebbero un valore facciale corrispondente a quello dei metalli con cui erano coniate. Mentre ai nominali, diciamo minori, non ricalco, che appunto l'ottone 90% rame e 10% di zinco, fu attribuito un valore puramente fiduciario, cioè non basato quindi sul valore intrinseco del metallo, quanto sul potere appunto di essere convertito in monete d'oro ed argento secondo precisi rapporti di cambio. Poi abbiamo anche Nerone, che viene dopo ancora, fece una forma incentrata sul dare maggior valore alle monete non in oro, cioè i sesterzi, rispetto agli aurei. Gli auri erano le monete d'oro in cui il signoraggio appunto lo incassava prima al Senato, poi dopo con Cesare Augusto venne riportato alla centralità di Roma, e i sesterzi fece una riforma monetaria per cui se ci volevano, le cifre butto lì così adesso, 10 sesterzi per fare un aureo o 100 sesterzi per fare un aureo, nottetempo, se l'imperatore stabilisce che ci vorranno 90 sesterzi per fare un aureo, è chiaro che i sesterzi, che è la moneta che ha il popolo, quelli che valgono quei piccoli spiccioli, di colpo viene rivalutata la loro ricchezza, perché gli auri invece ce l'avevano i signori. Questo disturbò non poco anche questa riforma monetaria, l'oligarchia dell'epoca, e anche Nerone, che fu imperatore amato. Adesso la storiografia probabilmente ha incenerito un po' la possibilità che lui fosse veramente la causa dell'incendio di Roma, probabilmente no, fece altre cose esecrabili indubbiamente, ma quello che fu imperatore amato dalla popolazione, perché distribuì anche se stessi alla popolazione, fece una sorta di quantitative easing for people. Con la caduta dell'impero romano l'Europa delle monete si frammenta. Nella sola Gallia più di 1000 soggetti si adoperavano per battere monete, dagli orafi ai monaci alle abbazie, perfino a monetari itineranti. Quindi il signore batteva a ciascuno la propria moneta, incassava il signoraggio e quant'altro. Carlo Magno, siamo in questi anni, cercò di riportare allo Stato il diritto di coniazione. In realtà l'editto fu di riportare, non ebbe pieno successo, però fu una situazione abbastanza importante, per cui in buona parte lo Stato il diritto unico di coniazione, perché però significa disperdere il potere, ancora una volta, chi batte moneta, chi ha la sovranità della sua moneta, ha una capacità
di gestione del potere molto forte. Se non ce l'hai e ce l'ha qualcun altro, evidentemente qualcuno di mercato, qualcun altro avrà una facoltà di incidere pesantemente anche sulle scelte politiche e sul benessere di tutti. Dove sta la soluzione? Sempre volando ad ogni, dove sta la soluzione? Chi vi parla in una situazione che, stante così calcificata, l'obiettivo è quello di comunque di recuperare un minimo di sovranità emettendo una moneta parallela senza con validità legale solo sul territorio economico di riferimento, quindi l'Italia in questo caso, dovrebbe essere veramente una situazione molto auspicabile, o una moneta fiscale, ma comunque iniettare liquidità non a debito, perché altrimenti già i sumeri avevano capito che il sistema di moneta debito, tasso di interesse, c'è qualcosa che non va, prima o poi esplode la cosa, che poi venga a parte coperta da una guerra, coperta da altre cose che stiamo vivendo in situazioni, comunque viene coperta e poi prima o poi le cose, anzi, peggiorano, queste ultime situazioni peggiorano e quindi magari moltiplicano, e anche oggi si sta parlando di un reset, che bisogna capire bene, il cui prodest, vedete, alla fine della fiera, qualunque cosa succeda, potrebbe essere anche una sorta di principio d'azione delle umane genti. Una scienza si definisce matura se trova il suo principio d'azione. Esiste un principio d'azione, cioè una formula, una scritta su una riga, per la statica, per la dinamica, per cui da cui poi faccio degli operatori matematici, faccio delle derivate, scusate, sono un ingegnere, faccio delle derivate e quindi ottengo le leggi della statica e della dinamica. Esiste un principi di azione per l'elettromagnetismo che sono le equazioni di Maxwell, perché è comodo avere in poche righe, poi da lì declino e ottengo tutte le leggi, ecco. Il principio di azione delle umane leggi potrebbe essere espresso in tre sole frasi. Cui prodest? Cioè a chi giova una guerra, una situazione, è successo questo casino, ma alla fine chi ci ha guadagnato? A distanza di mesi o anche di qualche anno? Domandarsi sempre. False flag fees, false flag. A chi giova? Cui prodest? Il divide et impera, quindi dividere le schiere, cercare di dividere per poi riuscire a gestire meglio, è banale, è l'immancabile panem et circenses, che sono le armi di distrazione di massa per cui ci si converge più su certe situazioni civettuose a livello anche politico o quant'altro, e non si dice mai la situazione principale. Vediamo. Carlo Magno con la sua riforma, e fino al 700, quindi per un bel 1000 anni, la moneta divenne una semplice unità di conto. Cosa vuol dire? Che la libra e il soldo, che non venivano coniati, cioè non circolavano, non esistevano in giro, quindi la moneta fino a questo punto, fino a quando è solo moneta sonante, si parla di moneta sonante perché se io ho qui delle monete metalliche, faccio così, sento un sonoro, la carta moneta arriverà dopo, qui da noi in Europa e nell'Oriente arriva anche prima. La libra e soldo che non venivano coniate erano monete con unità di conto, si contrattava in moneta immaginaria, per dirla con i Naudi, libra e soldo, e si pagava in moneta sonante, cioè esisteva solo nei contratti. Contratto vale 2 libbre, vale 4 soldi, e poi pago in ducati con la moneta sonante. Da altre parti si contrattava in sterline e si pagava in scelline. La sterlina non esisteva in questi secoli, fisicamente non circolava, era scritta quella casa vale 120 sterline e pago poi in scellini. Questo perché? Perché consentiva una politica monetaria. Ancora una volta si sente l'esigenza in chi ha il potere, primo, di avocare a sé il signoraggio, il vantaggio, il guadagno derivante dall'emissione di una moneta, e non farlo gestire da terzi fuori dal mio territorio economico, dal mio Stato. E poi anche cercare di riuscire a sviluppare delle politiche monetarie, perché con questo si riusciva a fare una sorta di politica monetaria. Perché? Perché quanto ci vuole per... quanto ci vuole per una sterlina? Ci vogliono 10 scellini. Se decido che passano 8 scellini per una sterlina, è chiaro che io alzo il valore dello scellino, oppure rivaluto la moneta o svaluto a seconda di... e questo lo faccio con un editto, e quindi ho queste possibilità. Il sovrano, quindi, l'autorità, lo Stato, accentra su di sé il potere di coniare le monete fatte di metalli preziosi, il cui valore, peso d'oro, è provato dall'immagine impressa. No? È in grado di dare valore alla moneta accettando solo quella moneta per il pagamento delle tasse, per il saldo delle pendenze con la giustizia, e alla cosiddetta moneta legale, o a corso legale, che ancora oggi c'è.
ovviamente. Qual è la moneta legale? Oggi, la moneta legale sono banconote e monete metalliche, quelle che circolano. Tecnicamente la moneta bancaria, i bonifici con cui avremo gli stipendi, il bonifico bancario che adesso da qualche decennio sono elettroni, invece era moneta della scritturale nel passato, comunque si scriveva, anche quando c'erano i computer, comunque la moneta bancaria, e prima ancora come vedremo le note di banco, tecnicamente non è moneta legale, cioè vuol dire che non è che è illegale, ma viene accettata come se fosse moneta legale. Ma la moneta legale, scritta nei trattati, è banconote e monete metalliche. E dà valore, il sovrano dà valore, impone valore a quella moneta, perché dice: io accetterò solo oggi gli euro per il pagamento dell'F24, ma guarda che io ho i dollari, e chi se ne frega, cambi i dollari in euro, io accetto solo gli euro. E all'epoca si accettavano solo i ducati, che era nella zona di Parma, nei Fiorini, nella zona di Toscana, oppure in altre situazioni, le libre, eccetera, eccetera. Si accettavano solo, libre è una moneta contabile, si accettavano solo gli scellini per pagare le tasse, quindi si dava valore a quella moneta, per il saldo delle pendenze con la giustizia. E chiaramente incassa il signoraggio. Per il momento direi di fermarci qui, visto. E vedremo poi con la prossima parte l'origine delle banche, l'inizio delle banche.